spiega com'è la situazione. Buonasera a tutti, benvenuti a questo quarto incontro di questa edizione di Strade Coppie. Ridendo e scherzando siamo già a metà, abbiamo ancora altri tre preziosi incontri. Questo è uno degli incontri forse più attesi e per me più cari, non soltanto perché ho due amiche e ammiratissime scrittrici al mio fianco, ma perché si parla di due grandi classici, e in particolare nel mio caso del Bandieri di Ursenare, ma insomma anche Raimon Ravighè, stasera lo scoprirete se non l'avete mai letto. Stiamo parlando veramente di apici, veramente di culmini del Novecento e della letteratura che abbia un senso. E poiché i nostri primi incontri hanno avuto questo tema, parlare delle forme, raccontare in qualche modo la vera passione per le forme e per la letteratura, e l'incontro della scorsa settimana dedicato a Gustav Herling e a Fabrizia Lamondino è stato di straordinaria intensità e anche commozione in certi momenti, credo che oggi continueremo degnamente. Innanzitutto devo dire qualcosa sul posto straordinario in cui siamo. Credo che molti di voi lo conoscessero già, non so, quanti di voi ci sono entrati per la prima volta? È un posto incredibile in Sant'Anna dei Lombardi, è uno dei luoghi storici della nostra vicenda pittorica, perché la nazione dei Lombardi qui si appoggiava e quindi qui per esempio veniva, camminava Caravaggio nelle due volte in cui è stato a Napoli. È un posto straordinario perché all'inizio del Cinquecento gli spagnoli decisero di rendere Napoli bellissima e nel frattempo la rendevano anche poverissima, però rendendola bellissima chiamarono Vasari, e quello che vedete è appunto è la straordinaria opera, l'intervento più grande che Vasari ha realizzato a Napoli e che in questi anni, come dire, ha ripreso il suo splendore attraverso questo magnifico restauro. Ma entrando qui avete notato anche un'altra delle molte cose conservate in questa chiesa, perché è veramente uno scrigno di tesoro, ovvero il compianto sul Cristo morto di Guido Manzoni. Bisogna ricordare questa cosa, è straordinaria per Napoli, un'eccellenza del nostro Rinascimento, perché questo è l'unico dei due, dei pochi gruppi in terracotta che Guido Manzoni realizzò nel corso della sua vita, e conservare un'opera in terracotta è veramente cosa complicata, delicata. Invece il compianto sul Cristo morto, che adesso pian piano scoprirete essere parte integrante delle pagine di Anna Soror, del racconto di Marguerite Ursenare di cui si parlerà, è in realtà un oggetto veramente di straordinaria fattura. Un tempo era colorato, l'anno di grazia in cui è stato realizzato nel 1492, ora resta esclusivamente nella sua forma nuda, ma non per questo meno intensa, meno rigorosa. In quel caso furono sempre gli spagnoli a chiedere, ma altri spagnoli, era una committenza aragonese, e rappresenta anche la corte del re aragonese. Comunque in queste figure sono nascoste cripticamente, figure appunto centrali della nostra storia politica. Insomma, solo della Chiesa potremmo parlare a lungo, ma sono molto contenta di essere qui in questo spazio, appunto, di poter parlare di Ursenare e Ravighè in un luogo che mi rappresenta pienamente ed è appunto uno dei luoghi topici delle storie che stasera narreremo. Il Diavolo in Corpo e Anna Soror vi verranno raccontati da Sandra Petrignani e Isabetta Petrignani. Però avete nel programma una dettagliata presenza delle loro opere, ma come dire, qualcosa rapidamente dico di Sandra Petrignani, che ricordo per esempio Le Signore della Scrittura, un libro amatissimo, molto letto e che contiene tra l'altro Memoria diretta di Marguerite Ursenare, ma c'è anche il romanzo intitolato Marguerite, ma c'è anche un bellissimo libro uscito qualche anno fa che si intitola Addio a Roma, e c'è anche una favola dedicata ad Elsa Morante, per restare nelle Signore della Scrittura, che si intitola Il Sinai, il grande segreto. Vi ricordo anche che tutti questi libri, grazie a MUNS, la libreria Mondadori, sono a vostra disposizione, potete poi acquistarli in ingresso e in uscita. Elisabetta Rasì, anche qui una grandissima, straordinaria produzione letteraria, ricordiamo così, perché ha a che fare naturalmente anche con la nostra città, premio Campiello, premio Napoli,
Mario, La scienza degli addii, Memorie di una lettrice notturna e appena uscito, ed è anche quello sul tavolo a vostra disposizione, Le regole del fuoco, che è un libro tra l'altro che con Napoli direttamente ha a che fare, ma di questo poi magari diremo in seguito. Sono contenta di salutare anche Jean Paul Sartre, il console francese che ci è venuto a trovare, e siccome siamo, come dire, in questa dimensione, in questa coppia tutta francese, saluto anche Gennaro Riviero degli Amici di Proust, quindi come dire, è l'empirio francese stasera, è pienamente rappresentato. A leggere per noi ci sarà Enzo Salomone, figura amatissima del nostro teatro, del nostro cinema. Ricordiamo che a breve sarà a Firenze per una serie di letture legate alle nuvole, Nubila, ma che presto poi lo vedremo come sua abitudine anche con dissonanze tra Napoli, Salerno, in letture poetiche e letterarie. Dunque, veniamo al punto. Passioni impossibili. Questo era il tema che ci eravamo dati. Passioni impossibili, ovviamente, e rapidamente, come avete anche già letto probabilmente, perché in Anna Soror si parla di incesto e in Diavolo in corpo si parla di un amore, come dire, complicato, trasgressivo tra una donna più grande e un ragazzo più giovane. Dunque, questo è in superficie, ma passioni impossibili vedremo nel corso della serata per tanti diversi aspetti, anche per la diversa storia di scrittura e editoriale di questi due straordinari classici. Siamo negli anni 20, sono quasi coevi, ma le storie sono molto diverse. Quindi do subito parola ad Elisabetta Rasì per cominciare a raccontarvi Il diavolo in corpo di Raimond Carrier. Grazie, io spero di non intrappolarmi in questo libro di Raymond Radiguet, perché effettivamente è un libro così ammaliante, tant'è che ho detto a Antonella di interrompermi se vado per le lunghe. Adesso mentre lei parlava mi veniva in mente che effettivamente Marguerite Yourcenar e Radiguet in un certo senso sono diversissimi, perché tutti e due bravissimi autori della prosa francese, però Marguerite Yourcenar è una grande vecchia, si potrebbe dire, della sua estrema longevità, che ha percorso buona parte del secolo. Invece Raymond Radiguet è stato un fulmine, no? Una meteora. Raymond Radiguet nasce nel 1903, muore nel 1923, ma ha una storia strana, perché 15 anni, 16 anni, smette di studiare per fare che? Per scrivere. E già imbevuto della letteratura classica francese, e diventa in breve tempo una specie di étoile, una specie di figura di culto della società letteraria francese dei suoi anni. Tra l'altro, se voi guardate anche su Wikipedia le foto, è un bellissimo ragazzo con un volto molto intenso, che attirò sia per le sue doti letterarie sia probabilmente per il suo charme. Tra l'altro fa impressione vedere queste foto, perché si vede un ragazzo molto giovane che aveva 18 anni, eccolo là, la vedete con la giacca e la cravatta, con questo viso intensissimo, con i lati tifo, nel 23, proprio quando esce da un corpo, dicevo, sia per la sua estro letterario, sia forse anche per questo grande fascino, ne viene subito rapito Jean Cocteau, che rimarrà suo soldato, anzi fonderanno addirittura una rivista insieme. Ma questo libro di Radiguet, che esce con l'anno della sua morte, era stato preceduto da alcune poesie, Le Joux en Flamme, titolo anche questo bruciante, Le gote in fiamme, e poi sarà seguito da un meno esplosivo, Le Comte d'Urgel, che esce postumo nel 24. Ma la fama del diavolo in corpo, del diavolo in corpo, sarà poi rinverdita nel 1947, non a caso, 1947, da un film di Donnerat, protagonista Gérard Philippe, bellissimo, travolgente, fascinosissimo attore, che morirà anche lui giovane, non giovane come Radiguet, ma giovane, 37enne.
legando poi questa sua affascinante figura proprio al diavolo in corpo. Perché dico non a caso nel 47? Perché nel 47 sono due anni che la guerra è finita, siamo nel secondo dopoguerra, nel 1923 sono pochi anni che è finita la prima guerra mondiale, siamo in pieno primo dopoguerra. E una delle ragioni probabilmente per cui il fascino, questo libro diventa subito un libro di culto e lo rimane tanto che appunto più di 20 anni dopo Ottana Grande fa un film che diventa un film di culto con un attore di culto, è forse questo desiderio di incontrare corpi, sia pure in un contesto drammatico, ma bruciati dalla passione, bruciati dal sentimento e non dagli orrori della guerra. Io seguirò un po' il racconto di Radiche, che è un libro effettivamente di corpi bruciati dalla passione, perché è un libro sulla passione amorosa, no? Passioni impossibili, ma più che altro sul fatto che la passione amorosa è sempre impossibile. Questo poi è un po' il senso simbolico di questo libro, perché è soprattutto un libro più ancora che sulla passione amorosa, sull'inquietudine amorosa vista nel suo nascere. Abbiamo detto un giovane uomo e una donna più grande, in realtà sono entrambi adolescenti. Il ragazzo, comincia la storia, che lo vedete perché leggerò un brevissimo passo, che ha 12 anni, poi l'amore comincia che lui ne ha 15, la donna più grande ne ha 18, in realtà, ancorché sia fidanzata e poi già sposata quando comincia la storia tra i due. Ma diciamo l'inquietudine è quella, è la figura tematica che domina tutto il racconto, che potremmo definire come uno scontro tra la pulsione di vita e la pulsione di morte. Questa è poi in sintesi la chiave della passione amorosa e della passione amorosa impossibile. L'altra cosa che mi preme sottolineare è che questo libro, scritto, uscito nel 23, scritto appunto intorno al 20, quando comincia quello che viene chiamato il secolo breve, no? Perché il Novecento, ne è stato detto, comincia con la prima guerra mondiale, finisce nell'89 con la caduta del muro di Berlino, la caduta del mondo. In realtà è, io penso, se non il primo, uno dei primi frammenti del discorso amoroso del Novecento. Secondo me per questo è un libro anche che è rimasto così impresso nell'immaginario del secolo, nel senso che ogni secolo ha un suo discorso amoroso. Pensiamo all'Ottocento, tutte le grandi donne trasgressive dell'Ottocento, cioè Madame Bovary o Anna Karenina o Effie Briest e tante altre, no? È la figura femminile che rompe l'ordine patriarcale, comincia un nuovo discorso amoroso dove la donna si sottrae al posto che le è stato assegnato. Gli scrittori lo registrano e il discorso amoroso del secolo, pensiamo all'opera Traviata o Lucia di Lammermoor, La follia femminile, il discorso amoroso del secolo ne è segnato. Il discorso amoroso del Novecento è un discorso sulla irregolarità amorosa e il diavolo in corpo certamente è una tappa iniziale molto importante di questo discorso, è quello che citare parte, un frammento essenziale di questo discorso. E volevo leggere proprio brevemente, è un libro dominato dalla contraddizione, contraddizione di tutti i tipi, contenutistica ma anche stilistica. Volevo leggere brevissimamente, senza rubare naturalmente il lavoro a Enzo Salomone, perché non ne sarei assolutamente capace, però sentite come comincia. Sì, mi aspettano degli improvvisi. Che cosa ci posso fare? È colpa mia se compivo 12 anni qualche mese prima della dichiarazione di guerra. E questo primo paragrafo finisce così. E chi mi vuol male, immagini pure ciò che fu la guerra per tanti ragazzi allora giovanissimi. 4 anni di
grandi vacanze. E voi vedete che già c'è questa imprinting stilistico che è un imprinting molto fresco, molto giovanile, però non lasciamoci trarre in inganno, perché Radiguet, benché così giovane, era uno che conosceva perfettamente la letteratura classica francese, e nel libro si alternano diversi registri, un po' il registro delle grandi vacanze, no? Il registro adolescenziale, il registro di una scrittura molto fresca, molto giovanile, e invece il registro di una scrittura molto colta. Ma dicevo prima, la pazzia femminile, che è qualcosa che fa sempre da parte alla passione amorosa, una delle prime scene che uno dice: ma che cosa c'entra questa qui col racconto che tra un po' andremo a leggere? Invece una delle prime scene, a pagina 10, è proprio un'immagine simbolica. Un'altra caratteristica di questo libro è una continua oscillazione tra, come dire, la lettera e il simbolo, tra un racconto molto letterale, molto materiale di quello che avviene, e invece una sua aura simbolica. All'inizio c'era, dalle 2 del pomeriggio, c'è una grande folla di strada, il ragazzino la vede, c'è tutta gente che guarda un palazzo di certi borghesi un po' retrivi. C'era dalle 2 del pomeriggio che la loro giovane domestica, impazzita, si era rifugiata sul tetto e si rifiutava di scendere. E questa immagine della domestica impazzita va avanti, poi ci sarà un finale tragico, e colpisce molto perché apparentemente non c'entra niente con il racconto che seguirà, invece è come un segnale, no? È come se lui ci stesse dicendo: guardate, io vi sto raccontando una bambinata, una ragazzata di un adolescente, ma non è così, c'è dell'altro, vi sto raccontando anche qualunque cosa. E intanto lui conosce questa femme fatale, che è poco più grande di lui, questa Marthe, che ha un fidanzato, ma questo fidanzato non è presente perché è in guerra. E Marthe in fondo vive una sorta di ricreazione insieme a questo ragazzino, figlio di un amico di famiglia, tant'è che loro si conoscono attraverso le famiglie. Lui la vede una prima volta che lei scende dal treno ed è colpita. Quando il treno entrò in stazione, Marta stava in piedi sul predellino. Questa imprudenza mi incantò. Sembrano due adolescenti così spensierati, appunto, le loro ricreazioni. Lui però subito c'è la nota colta, perché lui poi, oltre a questa Marta, oltre a questa immagine di Marta così ragazzina spensierata, subito tira in campo le passioni letterarie di Marta, che sono Verlaine e Baudelaire, e lui gode che Baudelaire le piace molto, mentre il fidanzato gli vorrebbe impedire di leggerlo, no? Quindi c'è una trasgressione che è una trasgressione dell'ordine stabilito, convenzionale, sociale, ma è anche una trasgressione letteraria. Loro si incontrano per caso, anche qui c'è una citazione, no? Il gioco dell'amore del caso di Marigot, tutta la grande letteratura calabrese, vi dirò dopo, è sempre molto presente. Loro si incontrano per caso scendendo dal treno, siamo sempre nella parte iniziale del romanzo, e lui sta andando a scuola, lei deve andare a fare i compiti e poi deve andare a colazione nei futuri suoceri. Invece lui fa sega a scuola e lei dice una bugia ai futuri suoceri, e lui l'accompagna a fare delle compere e vanno addirittura a comprare i mobili per la casa nella quale poi lei abiterà col marito. E tutta questa prima parte finisce così, quando poi Marta si sarà sposata e lui ripenserà a questi mobili che hanno comprato insieme, lui così commenta: cioè, non si può nello stesso tempo scegliere il letto e dormirci dentro. Anche questa sembra una frase così di un ragazzino un po' spensierato.
In realtà che cosa ci sta dicendo? Ci sta dicendo che il desiderio è fuori legge. Il desiderio per sua natura, lui non dice nel mio caso non potevo scegliere il letto e poi dormirci dentro. Lui dice non si può scegliere il letto e poi dormirci dentro. Cioè il desiderio è fuori legge, no? Un po' anche qui siamo in una zona che abbiamo già conosciuto, per esempio la Carmen, no? Che dice l'amore è tan fan de Boelle, tan oiseau sauvage, che non si può mai apprivoiser, che non si può mai acchiappare, imprigionare. E questo, diciamo, sono dei segnali che ci manda, ma diciamo i segnali simbolici si aumentano perché, adesso do la parola a Enzo Salomone e alla Lega stesso, comunque il primo incontro in cui è Marte a provocare questo primo incontro dopo il matrimonio, gli dice come mai non sei, lei non è per voi, non siete venuto a trovarmi, si danno del voi, e lo invita nella casa coniugale. Lui va verso questa casa coniugale, cioè quando arriva il terreno è già buio, solo una finestra in mancanza di una presenza umana rivelava quella del fuoco. Poi entra nella casa e dice il fuoco mi arriva, è il fuoco del caminetto che sembra un incendio che divampa, naturalmente è anche il fuoco della passione. E qui i due si incontrano e di nuovo si affaccia il ragazzino adolescente che sta scoprendo il desiderio che è contraddizione, no? Perché c'è la pulsione che è pulsione di vita e anche pulsione dell'annientamento, e lui dice desideravo Marte e non lo capivo. Quando dormivo così con la testa appoggiata al mio braccio, mi chinavo su di lei per vedere il suo viso circondato dalle fiamme, giocare con il fuoco. Un giorno mi avvicinai troppo senza che il mio viso toccasse il suo, diventai l'ago che passa un millimetro la zona interdetta e appartiene alla calamita. Colpa della calamita o dell'ago? Sentii le mie labbra contro le sue. Lei teneva ancora gli occhi chiusi, ma si vedeva che era il modo di chi non dorme. La baciai, stordito dalla mia audacia, mentre in realtà era stata lei ad attirare la mia testa contro la sua bocca quando mi ero avvicinato. Le sue mani si chiusero intorno al mio collo. Non si sarebbero aggrappate con chi fu in un naufragio. E non capivo se voleva che io salvassi o che annegassi insieme a lei. Adesso si era seduta, teneva la mia testa sulle ginocchia e mi ripeteva con molta dolcezza carezzandomi i capelli: bisogna che tu te ne vada, non devi ritornare mai più. Non osavo darle del tu. Quando non potevo più tacere, cercavo a lungo le parole, costruendo le frasi in modo da non parlarle direttamente, perché anche se non potevo darle del tu, sentivo che era ancora più possibile darle di lei. Le lacrime mi bruciarono. Se ne cadeva una sulla mano di Marte, mi aspettavo ogni volta di sentirle gettare un grido. Mi accusavo di aver rotto l'incanto. Mi dicevo che certo ero stato pazzo a posare le mie labbra sulle sue e dimenticavo che era stata lei che mi aveva abbracciato. Bisogna che tu te ne vada, non tornare mai più. Mescolavo lacrime di rabbia e lacrime di strazio. Così il furore della cattura è dolorosa per il lupo quanto la trappola. Se avessi parlato avrei insultato Marte. Il mio silenzio la inquietava. Voleva la rassegnazione. Nella mia ingiustizia forse lungimirante dopo tutto, le facevo pensare, dal momento che è troppo tardi, che almeno soffra. In questo fuoco battevo i denti, tremavo. Si aggiungevano al mio reale dolore che mi scacciava dall'infanzia
sentimenti infantili. Ero lo spettatore che non se ne vuole andare perché l'epilogo non gli piace. Le dissi: non me ne andrò, lei mi ha preso in giro, non la voglio più vedere. Non intendevo ritornare dai miei genitori e neanche rivedere Marta, piuttosto l'avrei cacciata da casa sua. Ma lei singhiozzava: tu sei un bambino, nemmeno capisci che se ti chiedo di andare via è perché ti amo. Le dissi con astio che capivo benissimo che aveva dei doveri e che suo marito era al fronte. Scuoteva la testa. Prima di conoscere lei ero felice, credevo di amare il mio fidanzato, lo perdonavo di non capirmi del tutto. Tu mi hai dimostrato che non lo amavo. Il mio dovere non è quello che pensi, non è di mentire al mio marito e di non mentire a te. Vattene e non credere che io sia cattiva, presto mi avrai dimenticata, ma non voglio diventare la disgrazia della tua vita. Piango perché sono troppo vecchia per te. La relazione prosegue e c'è un'antica
una sorta di fantasma della legalità perduta o della legalità che si oppone alla passione, ma piuttosto alla società. E anche qui è interessante perché il padre di lui, che in un primo tempo tiene cordone al figlio, poi quando vede le complicazioni si mette contro di lui, e tutto il gioco sociale, le famiglie, persino i vicini di casa, che ostacolano la relazione e favoriscono la passione, fino a un finale tragico ed ambiguo sulla vita e anche sul proseguire delle generazioni, che lascio poi scoprire al lettore. Vorrei fare rapidamente però qualche considerazione, di cui la prima è questa: il dialogo del corpo è anche una storia di iniziazione, e potrebbe sembrare una storia di iniziazione alla verità. Tant'è vero, come vi dicevo, il padre all'inizio è compiacente, gli sembra giusto che il figlio si faccia sessualmente le ossa, come usava, con una donna sposata. Ma in realtà non è così. In realtà la storia che racconta, e credo che in questo stia anche la ragione del suo fascino, non riguarda questa iniziazione, non riguarda i maschi più delle donne, perché appunto è la storia dell'insorgere del desiderio, cioè non solo della pulsione sessuale adulta, ma di quello specifico desiderio umano, erotico, che è il desiderio dell'altro. In questo caso è la donna, però questa Mart non ha delle caratteristiche classiche della femminilità, è veramente l'altro. Potrebbe essere, cioè, un oggetto d'amore che non si può possedere e col quale ci si incontra e ci si scontra, e questo è il desiderio, no? Qualcosa che ci mette in gioco in un incontro che è anche uno scontro. E se leggiamo questo libro, siccome appunto Mart non è l'icona classica della femminilità, sembrerebbe quasi che il fatto che sia una donna è un fatto quasi contingente. Cioè l'amore tra Mart e il narratore, tra questo oggetto e il narratore, viene a poco messo al bando. L'amore, come dicevo prima citando Carmen, è un bandito, il desiderio è un bandito rispetto alla società, è un oiseau o un enfant sauvage che non si lascia ingabbiare. E vorrei anche sottolineare qualcosa sulla scrittura di Radiguet e sul suo stile incantatore. Il monologo narrativo del giovane innamorato ha un ritmo antalenante, direi un ritmo pulsionale. A volte il respiro è breve, a volte la frase si distende, come se appunto la sintassi seguisse il movimento agitato e contraddittorio della pulsione. Così anche le affermazioni del narratore sono contraddittorie. A volte sono grida d'amore, a volte invece sono di tipo meditativo o sentenzioso. Ma questo è un punto importante: questa scrittura non ha origine soltanto nella testa, nel testo del narratore. Come vi dicevo, Radiguet era stato un infuocato precocissimo letterato, e dunque nella sua sintassi, che definirei nebrile più che nervosa, cioè nebrile, febbrile, rivive anche tutta la tradizione del discorso amoroso della letteratura francese precedente, cioè la Carte du Tendre di Mademoiselle de Scudéry, la Princesse de Clèves di Bernard de Lafayette, Marivaux, come ho detto, Les Liaisons Dangereuses di Chateau de Lacroix, fino a Flaubert dell'Ottocento. Questo è interessante, come ogni secolo riprende il discorso amoroso, lo rinnovi, ma in qualche modo fagocitando quello che è venuto prima. E io vorrei finire qua, cioè lasciare qua Radiguet e l'estremo fascino di questo libro, appunto sottolineando come io credo la presa che questo libro ha avuto è dovuta certo a questa storia trasgressiva, che però non è soltanto una storia trasgressiva perché questa è una signora sposata e lui è un giovanotto, no, lui è un ragazzino, lei è poco più grande, è
una storia trasgressiva perché tutto sta cambiando di posto, no? Cioè ci avviamo a quella irregolarità amorosa che contraddistinguerà appunto il discorso amoroso novecentesco, ma lo facciamo attraverso uno stile che è anche questo contraddittorio, perché è uno stile che trascrive in qualche modo la freschezza adolescenziale, ma immettendovi tutta la potenza di una grande tradizione letteraria di spalle, che sentiamo il nostro Enzo Salomone, che legge un brano con il quale io mi congedo per il momento. Non ho mai imparato tanto come in quelle lunghe giornate che da di fuori sarebbero parsi vuote e nelle quali osservavo il mio cuore inesperto come un parvenu a tavola osserva i suoi stessi gesti. Quando non dormivo da Marte, e cioè quasi tutti i giorni, passeggiavamo prima di pranzo fino alle 11 lungo la Marna, slegavo il canotto di mio padre, Marte remava, io disteso appoggiavo la testa sulle sue ginocchia, la imbarazzavo. All'improvviso un colpo di reni urtandomi mi ricordava che questa passeggiata non sarebbe durata tutta la vita. L'amore vuol condividere la sua beatitudine. Così un amante di natura abbastanza fredda diventa carezzevole, ci bacia sul collo, inventa mille moine se stiamo scrivendo una lettera. Io non desideravo mai tanto baciare Marte come quando un'occupazione la distraeva da me. Mai tanta voglia di toccare i suoi capelli, di spettinarla come quando lei si pettinava. Nel canotto io mi gettavo su di lei coprendola di baci perché lasciasse i rini e il canotto andasse alla deriva, prigioniero delle alghe, delle ninfee bianche e gialle. Mi spingeva soprattutto, e così forte, un incontenibile desiderio di disturbarla. Ma lei ci vedeva i segni di una passione. Poi attraccavamo il canotto dietro ai ciuffi di erbe alte. La paura di essere visti o di capovolgersi rendeva i nostri giochi mille volte più voluttuosi. Perciò non mi dolevo affatto dell'ostilità dei padroni di casa che rendevano il mio soggiorno da Marta assai difficile. La mia pretesa idea fissa di possederla come Jacques non l'aveva mai posseduto, di baciare un angolo della sua pelle dopo averle fatta giurare che mai altre labbra, ma solo le mie, che si erano posate, era soltanto libertinaggio. Me lo confessavo? Ogni amore era una giovinezza, una maturità, una vecchiaia. Ero arrivato all'ultimo stadio oppure l'amore già non mi soddisfaceva più senza speciali ricercatezze, poiché senza la mia volontà poggiava sull'abitudine, si ravvivava di questi mille piccoli atti, di queste impercettibili correzioni imposte all'abitudine. Nello stesso modo un intossicato non arriva certo all'estasi aumentando le dosi che presto diventerebbero mortali, ma nel ritmo che inventa, nel variare le ore, nell'uso degli inganni per disorientare l'organismo. Amavo tanto quella sponda sinistra della Marne che frequentavo l'altra così diversa per poterla contemplare. La riva destra è meno dolce e dedicata agli ortolani e ai coltivatori. La mia è degli oziosi. Noi attaccavamo il canotto a un albero, andavamo a straiarci in mezzo al grano. Il campo sotto la brezza della sera rabbrividiva. Egoisti nel nostro nascondiglio, dimenticavamo i pregiudizi e sacrificavamo il grano alla comodità del nostro amore, come vi sacrificavamo Jacques. Elisabetta su questo argomento, perché non è soltanto il discorso amoroso del Novecento che, come
comincia con questo romanzo, ma comincia anche un nuovo uso in qualche modo esteriore rispetto alla forma della letteratura, un uso editoriale. Nella bellissima edizione che Elisabetta mi ha segnalato, tradotta da Francesca Sanvitale, c'è un saggio finale dove si racconta anche la vicenda editoriale di questo libro. E dice Francesca Sanvitale a un certo punto, per la righe, insomma, è la prima volta che si usa per un libro il metodo riservato ai saputi e ai rassativi. No? Cioè si fa una pubblicità massiva, si ritrae Radiguet che sta firmando con la sua mano, da sé si mette d'accordo con Jean Cocteau per lanciare con grande spazio, insomma si cerca il caso letterario legandosi soprattutto a un fenomeno certamente non nuovo in letteratura, se pensiamo ai dolori del giovane Werther, Goethe giovanissimo, 19enne, si gioca sul fatto appunto che Radiguet è un adolescente quando l'ha scritto. E quindi inizia in realtà con questo libro anche questo fenomeno che prima fra di noi amaramente commentavamo ormai radicato e distruttivo per la letteratura attuale, ma in quel momento proprio nuovo, cioè lanciare un autore proprio con un vero e proprio marketing commerciale. È come dire una cosa che adesso salva comunque la rivedere il giudizio. Questo è un libro molto bello, naturalmente siamo all'inizio di un secolo che farà della modernità, quindi sarà il secolo della modernità, quindi anche dal punto di vista editoriale si cominciano ad usare strategie che prima non c'erano. Diciamo che queste c'è poi insomma, mi veniva in mente un'altra adolescente francese che era François Sagan, che in fondo anche lei fece scandalo, mi pare con Giustizia, il primo libro, che è un po' un diavolo in corpo 40 anni dopo, un po' meno di 40 anni dopo. E, sì, diciamo, si sì, comincia questa vicenda dei casi editoriali che poi ha avuto, come un po' tutto nel secolo, però un'accelerazione, ma come la corsa agli armamenti, no? Si comincia con i cannoni che sparano alla grande Berta e poi si va con l'atomica, no? Ecco, un po' i casi editoriali, un po' quella cosa lì, e adesso diciamo non voglio introdurre in questo luogo così bello e mentre parliamo di scrittori così straordinari non voglio introdurre delle malinconie. Certo, diciamo, i casi letterari hanno finito per stritolare la letteratura, oggi sì, è inutile nasconderselo, ma insomma basta vedere in che modo sono trattati i libri sui giornali, se non c'è il caso è molto difficile ottenere un certo spazio, no? Però il povero Radiguetti è assolutamente incolpevole, cioè lui era un giovane che amava moltissimo la letteratura, la conosceva, ha scritto un libro bellissimo, chi non l'avesse fatto vi invito a leggere, tra l'altro questa traduzione di Francesca Sanvitale è veramente molto bella e si legge con estremo piacere, con estremo godimento, e veramente c'è qui il piacere del testo. E quindi su Radiguet, se è vero, si è giocata una partita, ma Radiguet non c'entra niente. Come spesso non è colpa degli autori in qualche modo, però come dire, adesso passando magari più in Senato parliamo di una vicenda sia di scrittura sia editoriale in realtà molto diversa per varie ragioni, adesso Sandra Bettignani ci racconterà, ma insomma questo è un libro scritto in giovinezza nei nostri luoghi con grande amore per questi luoghi, non è solo un libro che magari più in Senato scriverà tra Napoli, Capri, Pestum, le suggestioni Sorrento, anche il colpo di grazia che abbiamo raccontato qualche edizione fa è in realtà frutto di questa stagione felice da Grand Tour, diciamo, dell'Italia delle bellezze. E Anna Solor è, come dire, una vicenda importante anche perché scritta quasi come prima esperienza sostanzialmente nel 25 per Napoli, poi però viene riscritta in tarda età, e forse l'ultima cosa, no, che il Senato riscrive. Sì, a me piacerebbe essere introdotta proprio dalla voce di Yusen Ala attraverso il nostro bellissimissimo attore. Voi dovete sapere che io sono molto legato a questa chiesa perché questa chiesa non la conoscevo, è stata anche per molti anni chiusa, tra l'altro bisogna dire, con un qualunque
folgorazione che io ebbi quando ebbi modo di leggere negli ambulari di Tuffo del castello del Castel Sanfeo, scusa, questo testo con un bravissimo pianista che si chiama Francesco De Vico, che smontavamo, mi ricordo, una musica del 500 che è scritta per più voci, per trovarci il tema di Valentina, il tema della mamma di questi due giovani di cui poi parlerà la nostra conduttrice. Però diciamo, la cosa che mi lasciò letteralmente incantato è la scoperta del compianto, naturalmente. E io devo ringraziare lei che mi ha invitato stasera, perché va a compimento un piccolo sogno di carta, quello di poter leggere le pagine che hanno, diciamo, le pagine, diciamo, che la Incenana ha scritto, però sollecitate da questo straordinario luogo. C'è un rapporto fra le cose e lo scritto, la mente che poi crea la scenografia di una storia, probabilmente tutta di fantasia, che è la magia della letteratura, ovviamente. E questa è una cosa straordinaria, volevo ringraziarla di questo proprio, perché per me è stata una scoperta straordinaria ed è, lo vedete dalle pagine della Incenana, che è come uno dei momenti clou di questo amore impossibile di cui parleranno dopo. Il giovedì santo Anna fece chiedere al fratello se non desiderasse accompagnarla nella sua visita alle sette chiese. Fece rispondere di no. La carrozza era in attesa. Anna andò da sola. Miguel continuò ad andare e venire nella sua stanza. Dopo un po' non ce la fece più. Si vestì e uscì. Anna aveva già visitato tre chiese. La quarta era quella dei Lombardi. La carrozza si fermò sulla piazza del Monte Oliveto, davanti ad un basso portico, dove si riunivano lamentandosi dei mendicanti infermi. Donna Anna attraversò la navata ed entrò nella cappella del Santo Sepolcro. Un re di Napoli aragonese vi si era fatto rappresentare con le sue amanti e i suoi poeti nell'atteggiamento di una veglia funebre che sarebbe durata per sempre. Sette figure di terracotta di dimensioni naturali, inginocchiate o raccovacciate sull'impiantito, si lamentavano intorno al cadavere dell'uomo Dio che avevano seguito e amato. Ognuna di loro era il fedele ritratto di un uomo o di una donna morti da appena un secolo, ma le loro maschere desolate sembravano gemere fin dai tempi della crocifissione. Resti di colore le ornavano ancora, il rosso del sangue di Cristo si squamava come i grumi di una vecchia piaga. Il sudiciume del tempo, i cieli, la luce falsa della cappella davano a quel Gesù l'aspetto atrocemente morto che dovette avere quello del Golgota. Poche ore prima della Pasqua, quando il marciume compiva la sua opera, gli angeli stessi cominciavano a dubitare. La folla si rinnovava di continuo, ristagnava nello spazio angusto, straccioni erano gomito a gomito con dei gentiluomini, ecclesiastici affaccendati come a delle esequie, si aprivano il passaggio tra marinai dai volti abbronzati dal mare e sfregiati da sciabole turche. Altre statue di vergini, di santi, dominando dall'alto sui visi chinati, si allineavano nelle nicchie ricoperte, secondo l'antica usanza, di panneggi violetti, in onore di quel lutto che supera tutti i lutti. La gente si spostava davanti ad Anna per farle largo, il suo nome sussurrato di bocca in bocca, la sua bellezza, la sua ricchezza, la ricchezza dei suoi abiti interrompevano per un attimo il movimento dei rosari. Un cuscinetto di velluto nero le fu fatto scivolare davanti. Donna Anna si inginocchiò, protesa sul morto di argilla, disteso sul pavimento, baciò devotamente le ferite del fianco e delle mani forate. Il velo che le ricadeva sul viso la infastidiva. Rialzò
innalzandosi leggermente per centrarla all'indietro, ebbe l'impressione di essere guardata e, voltando la testa verso destra, vide Miguel. La violenza con cui la fissava la spaventò. Erano separati dalla larghezza di un banco. Era come lei vestito di nero. Terrorizzata, più bianca dei cieli, lei guardava quella cupa statua ai piedi delle statue ricoperte di viola. Poi, ricordandosi che si trovava in quel luogo per pregare, si chinò di nuovo per baciare i piedi del Cristo. Qualcuno si chinò su di lei. Sapeva che era suo fratello. Lui disse: «No!» E sempre a voce bassa: «Mi troverete alla porta!» Anna non pensò nemmeno di disobbedirgli. Si alzò e, attraversando la chiesa frusciante di litanie, raggiunse l'angolo del portico. Miguel l'aspettava. Tutti e due, in quella fine di quaresima, lottavano contro l'irritazione che provavano le lunghe astinenze. Le disse: «Spero che le vostre devozioni siano terminate». Attese che lui continuasse, riprese: «Non ci sono altre chiese più solitarie. Siete stata ammirata a sufficienza. È proprio necessario mostrare alla gente come baciate!» «Fratello», disse Anna, «siete molto malato». «Me ne accorgete!» Grazie per questa lettura che mette in risalto la bellezza straordinaria e la forza, no? di queste pagine. Siamo in un momento culminante della storia, storia che prende il titolo dal passo dell'Eneide in cui Didone si rivolge alla sorella e dice: «Anna, soro, nel cuore mi brucia l'antica fiamma». E ecco, quando ho scoperto che questo racconto dedicato ad un amore fra fratello e una sorella prendeva lo spunto del titolo proprio da questa frase, e confrontando le date che nel Cilento vi ha già fatto notare, cioè il fatto che questo è un racconto dell'inizio e della fine, no? di Ursenar, cioè lei è molto giovane, quando muore la Dighe lei ha 20 anni, questo racconto lo scrive a 25 anni, cioè siamo nella giovinezza, e alla fine della sua vita lo riprende, lo riscrive completamente, e infatti la scrittura è quella di una, non è quella di Fuochi e del Corpo di Grazia, cioè il libro della giovinezza, è la scrittura di memorie, di Adriano, delle sue opere maggiori, cioè una Ursenar che ha scelto una cifra precisa, una voce che si è anche allontanata parecchio da quella dolcezza e da quella grazia in cui si permette al sentimento di sfuggirle, no? È diventata acerba in questo controllo, proprio non vuole che nulla sfugga alla ragione, al controllo della scrittura. E forse già queste due parole potete intuire che io preferisco la Ursenar della giovinezza, perché il suo libro più bello è Il Colpo di Grazia, ecco. In questo Anna Soro però c'è tutta la violenza della giovinezza. Adesso è molto bello, secondo me, proprio il confronto fra questi due libri così lontani, perché intanto sono lontani nel tempo, pur appartenendo alla stessa epoca, perché Ursenar è tutta volta al passato, no? Sceglie questo classicismo perfetto
E Radiguet è la modernità, cioè Isabella Rasice ce l'ha spiegato molto bene nei temi, nella scrittura. Radiguet è novecentesco, assolutamente novecentesco. Yourcenar è ovviamente novecentesca anche lei perché appartiene a questo secolo, però guarda alla classicità. Lei si situa gigante in una classicità che le piace, che studia, che approfondisce e a cui vuole appartenere sia per il portato delle sue storie, le tramite delle sue storie, sia per probabilmente per qualcosa che sveleremo a poco. E quando Antonella mi ha invitato a questo confronto, ho pensato, accidenti, invidio di Isabella Rasice che può parlare di Radiguet. Perché appunto perché Radiguet è l'esplosione, la giovinezza, la passione, è la scostumatezza, no, di questa donna sfacciata che affronta i vicini, lo sguardo di te non le importa niente, però questa passione travolge tutto e non se ne importa più niente del marito in guerra, del minimo di rispetto per questo poveretto, niente. E invece la passione è impossibile, lì l'impossibilità è dovuta alla situazione, no? Ovviamente, sono scandalosa, la donna è sposata, come si fa? Qui il limite è ancora più potente perché c'è il legame di sangue, sono non solo sono fratello, una sorella, ma sono fratello, una sorella del Seicento e quindi anche dominate in un senso del peccato che per noi è molto, diciamo, più aggirabile, anche se forse ancora questo, il tabù dell'incesto è fortissimo anche per noi, quindi possiamo capirlo fortemente. E poi è un'altra difficoltà, io metto subito in tavola tutte le mie, i miei problemi rispetto a questo testo e rispetto agli Yourcenar, perché è vero che ho dedicato un capitolo di questo mio libro alla scrittrice Rita Qui, che è una tour nelle case, nelle vite delle grandi scrittrici, è un capitolo dedicato tutto alla Yourcenar, che l'ho studiata, approfondita, letta attentamente per farlo, e, però io sono per un'altra Marguerite, che è più rossa, quello è dedicato a un libro intero, e potete immaginarvi la distanza, no? Per queste due, cioè Duras è molto più vicina da Didier di quanto sia Marguerite. E tutto questo controllo mi mette sempre molto, mi mette, come dire, mi sento sempre una scorretta rispetto agli Yourcenar, mi sento messa lì a piegarmi, no? A ginocchiarmi a questa grandezza che però non sento, non mi tocca insomma fino in fondo. E comunque, questo testo in particolare, devo dire che rileggendomelo adesso per questa occasione, e proprio in questo confronto con l'altro, che mi somiglia di più e tutto, insomma io credo che finalmente sono riuscita a capire qualcosa di molto potente, ma che va proprio al di là di quello che l'autrice voleva fare di questo racconto. Perché questo racconto appartiene veramente profondamente proprio a quello che lei per tutta la vita, per tutta la sua carriera di scrittrice ha voluto tenere sopito in qualche modo, no? Sotto controllo, cioè quella forza, diciamo, dell'inconscio che secondo me i grandi scrittori con tutta la loro perizia devono poter far esprimere, no? per coinvolgerti, per toccarti, veramente per conquistarti fino in fondo, non solo per conquistare la tua ammirazione, no? Ma per conquistare le tue viscere, insomma, la tua risposta emotiva. E allora, ecco, questa frase dell'Eneide, nel cuore mi brucia l'antica fiamma. Qual è questa antica fiamma? È veramente solo l'antica fiamma di Didone diventata Anna o è la fiamma di Yourcenar vicina alla morte che riprende questo racconto della giovinezza e gli dà la sua forma perfetta, precisa, quella che è la forma di Yourcenar, e però riconosce che la fiamma che arde in lei, che a 80 anni si è innamorata di un giovane omosessuale e si è
fatta umiliare anche da questo ragazzo, no? Da questo ragazzo che poteva viaggiare, con cui ha conosciuto vecchia una nuova giovinezza. Ecco, quale antica fiamma nascondeva questa fiamma finale della sua vita? E allora, se andiamo a ripescare la storia, a rileggere la vita di Jussenar, noi troviamo che giovanissima, intanto diciamo subito che lei nasce, con la sua nascita uccide sua madre, perché la madre muore di parto, e quindi si trova con questo padre amorosissimo, bellissimo uomo, Dandy, che con questa figlia cerca di fare la vita che avrebbe fatto comunque, cioè gira il mondo, se la porta dietro, fanno viaggi, molto sradicato, giocatore, e possiamo immaginare questa ragazza potentemente innamorata del padre. Naturalmente questo amore, se vogliamo fare una psicanalisi molto facile, non può che suscitare un interdetto. E così che succede? Che vediamo che la ragazza Jussenar si innamora di omosessuali, cioè il suo primo grande amore è un giovane omosessuale che è anche il suo primo editore, che si chiama André, e che guarda caso, poi alla fine sul letto di morte, di cui lei dirà il nome, cioè sul letto di morte lei non dice il nome della compagna di tutta la sua vita, che è una donna che si chiamava Grace, e con cui aveva vissuto un amore che lei stessa dice che all'inizio è una passione, poi qualcosa che si raffredda, poi alla fine insomma due persone che si fanno compagnia. La storia poi di tutti gli amori che non sono delle passioni travolgenti, perché le passioni travolgenti in genere durano tutta la vita. E quando un amore dura tutta la vita diventa quella cosa lì, no? Ci si fa compagnia nella migliore delle ipotesi. Lei non dice il nome di Grace, non dice il nome di Jerry Wilson, che è questo formidabile, bellissimo giovane che ha accompagnato i suoi ultimi anni, ma dice il nome di André. Ecco lì, ho pensato, l'antica fiamma che si rivela. C'è una biografa di Jussenar che si chiama Michelle Sardou che l'ha analizzata così. Parla dell'origine di una nevrosi passionale di tipo masochista che la predispone al sacrificio e al dolore in amore, contribuendo a sviluppare la tendenza al deprezzamento di sé, e questo può sorprendere pensando di Jussenar, e che si traduce nell'opera in una svalutazione della figura femminile e in un gigantismo proiettivo di quella maschile. Allora, chi conosce Jussenar sa le sue, proprio la sua postura, no, davanti ai giornalisti, al pubblico, immagina una donna molto sicura di sé, naturalmente, no? Perché anche lì tiene tutto sotto controllo. Tanti testimoni, per cui Francesca San Vitale, che le fece una bellissima intervista, lo raccontavano. Cioè, tu trovavi una vecchietta con uno scialle così buttato sulla testa, che stava in questa casa a Mount Desert, così, che faceva i biscotti, faceva il pane, insomma, una signora di campagna, così. E poi come si accendeva la cinepresa, insomma, lei era andata un attimo di là, si era messa una spilla, si era truccata e diventava Jussenar, che si esprimeva in questo francese perfetto, meraviglioso. Cioè, a proposito poi della capacità di promuoversi, no? C'era una capacità molto moderna di Jussenar di fare di sé un personaggio in questo senso. E devo dirvi che avendo visto che la sua casa a me ha fatto molta impressione questo contrasto, il contrasto fra la scrittrice dell'opera nera, del Memoria di Adriano, e questa donna così femminile che viene fuori proprio dai ricordi. Immaginate la Jussenar che va su una spiaggia a raccogliere le conchiglie con Jerry o con Grace e se le porta a casa, oppure scrive a Grace il biglietto di San Valentino disegnando il cuoricino, no? Non puoi non immaginarla così. E invece c'è tutta questa parte fragile
su cui grava questo forte interdetto e probabilmente nella scissione della sua personalità. Ma insomma, non è che i libri servono a psicanalizzare gli autori, ma questo ve lo dico solo perché veramente per questo racconto è molto interessante, no? Capire come chiuda perfettamente questo ciclo, insomma, che appartiene alla sua vita, alla sua emotività e poi alla sua scrittura. Allora, la storia è quella di questo fratello e sorella che vivono sotto padre Don Alvaro e la madre Valentina, sono due figure tipiche di Ursenardo, c'è cioè questo padre, questo matrimonio in cui c'è sostanzialmente un'indifferenza, no? Il padre cerca altre donne e Valentina è una pia signora molto, che si occupa molto di pregare, di fare del bene e che ha un motto che è ut cristallum, quindi tutto deve essere, no? Limpido, si deve manifestare la verità, no? E cosa succede? Questo ragazzo, questa ragazza invece sono travolti da una passione che non si può manifestare assolutamente, ma non solo agli altri, e pensate invece alla diversità dell'occhio degli altri in un romanzo così moderno, no? Di questo ragazzo che parla di una passione, insomma, complicata, però in fondo, no? Vince la passione. E loro non possono rivelarlo neanche a se stessi. E la cosa più interessante di come Ursenardo costruisce questo racconto è proprio la dinamica in cui piano piano la passione deve essere accettata, prima da Miguel e poi dalla figura femminile, le figure femminili per i problemi che abbiamo visto di Ursenardo sono sempre delle figure non autonome, dipendenti, no? Quindi è ovvio che è Miguel che ha il controllo di questa passione. E comunque ad Anna viene riservata anche un ruolo, anzi più importante del solito delle figure femminili in Ursenardo, perché dopo quella scena stupenda che abbiamo sentito, in cui Miguel non può più, è invaso, no? dalla gelosia e quindi deve riconoscere assolutamente questa passione che ha già riconosciuto attraverso un libro. Perché mi ha colpito e mi ha ricordato adesso la lettura di Elisabetta, che anche in Radighe, curiosamente, i libri hanno una funzione, no? Questi due, il giovane e la signora, che poi sono due ragazzi, comunque tutti e due, si incontrano, sono avvicinati dai libri che leggono, si appassionano agli stessi libri, laddove il marito, il futuro marito, il poi marito, non se ne importa niente di questi libri, anzi, pensa pure che sono nocivi, brutti. E in Ursenardo, anche questo libro, come Acqua che scorre, che raccoglie tre racconti di Anna Sorrell, è il primo, c'è sempre un libro che ha un ruolo importante nello sviluppo della storia. In questa storia è addirittura la Bibbia, cioè dove c'è il massimo dell'interdetto, però c'è il via all'accettazione della storia, perché Miguel in fondo accetta e capisce quello che gli sta accadendo quando legge il passo, il passo di Amnon, fratello di Tamar, che stupra la sorella. Questo è un passo che lo sconvolge e lui pensa: no, io non lo posso fare, non lo farò mai, e quindi lì si nega, e però non fa che provocare la sorella tentando di farle leggere questo libro, questo passo, le lascia il segno nel libro, la sorella lo mette in cassetto, e solo poi a un certo punto, quando proprio la costringe quasi a leggerlo, lei lo legge e di nuovo quel passo la convince che sta vivendo esattamente una storia
d'amore per suo fratello. E curiosamente a questo punto è Anna che prende il coraggio, che però un uomo superiore con una moralità più solida non si poteva permettere di prendere. Cioè Anna va davanti alla porta di Miguel e si fa sentire, si sente i suoi passi e aspetta, non può aprire la porta lei, non può arrivare a tanto, però lei si offre, lei si mette lì davanti alla porta di Miguel. Miguel ha una lotta straziante con se stesso e non aprirà quella porta, anzi deciderà, poi dice di avere la morte, cioè andrà in guerra, in una guerra dove è difficilissimo sopravvivere e in effetti morirà in guerra. Quindi Miguel è l'eroe positivo, però quella scena potentissima in cui è geloso di una statua, questa bellissima, l'avete vista, insomma io oggi l'ho vista e sono così qui fotografata e la riguardo perché mi ha fatto capire ancora di più quella scena, perché effettivamente questo Cristo abbandonato è morto, però potrebbe dormire nudo con solo una pezza che lo copre, e è anche molto bello, snello, e lei bacia le ferite, bacia il sangue di questa statua, insomma, naturalmente, e poi bacia i piedi, e i piedi sono effettivamente la parte più bella e sensuale di questa statua, quindi uno può capire ancora di più, pensando che il Senato aveva osservata e aveva scritto il racconto sulla, probabilmente sull'emozione che gli aveva dato quella visita, e che era una donna molto sensuale, l'Orsenale, anche se poi nella scrittura raffredda tutto, e quindi insomma è molto chiaro, insomma, si sente tutta la forza sia dello scrittore che ha imprigionato questa emozione e poi l'ha attribuita al suo personaggio, sia poi della reazione, no, incomprensibile di questo Miguel così represso, che quando vede la sorella che bacia questi piedi diventa matto, dice no, basta, tutti devono vedere come baci, no? Che è una frase modernissima, c'è, cioè un uomo geloso dei nostri tempi può dire una cosa così, magari non per una statua adesso. E l'altra cosa molto forte che dice Miguel in un scontro con la sorella è quando Anna riceve una proposta di matrimonio e capisce che suo fratello non è per niente contento, ma curiosamente, forse, ma non tanto, ancora meno è contento quando lei pensa di andare in convento. Cioè, addio mai, no? Lui è amante, poi sentiremo la lettura magari finale, così dobbiamo, ecco, e anche lì Miguel esplode, no? E quando sarà morto poi Miguel e ci sono, no, il funerale della madre è nell'altra chiesa che adesso non trovo, vabbè, ci sono vari luoghi. Tanto loro stanno nel Forte San Pellegrino, no? In parte loro vivono lì. E poi c'è il funerale della Chiesa Maggiore, non mi ricordo più cos'è, segnato che un po' lo trovo. E questo giro qui a Sant'Anna dei Lombardi, insomma, lei fa il giro delle chiese e poi la scena del bacio ai piedi del Cristo che avviene appunto qui. Ecco, è San Domenico Maggiore, dove ci sono della madre. E dunque, ecco, allora dopo la morte di Miguel che succede? Che ne è di Anna? Cosa può fare Anna? Pensa di ritirarsi in convento, la cosa più naturale, però poi lei ricorda quest'altro interdetto del fratello, no? Ti devo dare a Dio, mai, perché Dio è il rivale più potente. E allora accetterà di sposarsi e in una, insomma, perché lei si sposa naturalmente senza amare, come, e fa figli senza amare, cioè vive la sua vita
perché l'intervento di Cides è ancora più forte, per cui lei si lascia vivere, ma sempre nel ricordo di questa passione sconvolgente e mai vissuta. E, purtroppo ho dimenticato il mio libro con le mie sottolineature, quindi dovete avere un po' di pazienza che vi trovo le cose che vi volevo leggere. Va bene, non importa, mi faccio perdere troppo tempo, possiamo anche saltare. Ecco, un'altra cosa forse che dovevo dirvi prima, ma ve la dico adesso, è che quando la madre Valentina, quello è proprio il primo segno che i due fratelli sanno o non sanno della loro passione, prima che si riveli in questo modo così eclatante, e Valentina si ammala e dice, lascia come proprio eredità ai figli il fatto che non si devono odiare mai, dice la madre ai figli, e Anna nella sua ingenuità dice, ma noi ci amiamo, e anche questo trovo che è bellissimo, cioè noi ci amiamo, e in questa frase c'è chiusa tutta la storia, che però non sarà una storia limpida, ut cristallum, no? Non c'è niente del cristallo in questa storia, è tutta una storia che deve essere taciuta e negata, e la parte finale è stupenda, trovo che è uno dei finali forse più, sicuramente più bello di Ursula, ma forse anche della storia della letteratura, no? Perché sul letto di morte Anna, ormai anziana, circondata da pie donne, pronuncia questa frase, mi amato, sono spagnolo, no? Quindi mi amato, naturalmente a me è venuto in mente che sul letto di morte poi Ursula dirà André, dirà il nome di quel primo grandissimo amore che aveva fatta patire in tutti i modi, perché lui era omosessuale, era interdetto, assoluto, irraggiungibile, e lei dice mi amato, e l'ultima frase pensarono nei presenti che parlasse da Dio, punto. Forse parlava a Dio. Risuonava ancora dentro di lei,
le tornarono in mente vari racconti delle sacre scritture. Sapendo già ciò che avrebbe trovato, andò a prendere la Bibbia di Donna Valentina e la aprì alla pagina segnata, al passo in cui l'anno fa violenza alla sorella Tamara. Non andò oltre i primi versetti. Il libro le scivolò di mano e riversa sullo spianale della sedia, stupita di essersi mentita per tanto tempo, ascoltò sussultare il suo cuore. Le sembrava che si dilatasse fino a riempirle tutto il corpo. Fu presa da un irresistibile languore, attraversata dai improvvisi brividi, le ginocchia serrate, rimase china su quel battito interiore. La notte dopo Miguel, coricato nel letto senza dormire, ebbe l'impressione di udire qualcosa. Non era sicuro, più che un fruscio, era il fremito di una presenza. Avendo vissuto spesso nell'immaginazione momenti simili, pensò di avere la febbre e, sforzandosi di calmarsi, si ricordò che la porta era chiusa con chiavi stella. Non voleva rialzarsi, si rialzò e si sedette. Sembrava che la consapevolezza che aveva dei suoi gesti diventasse più precisa man mano che essi diventavano più involontari. Osservando per la prima volta quell'invasione di se stesso, sentiva che la sua mente si svuotava gradualmente di tutto ciò che non era quella attesa. Mise i piedi sul pavimento e molto dolcemente si alzò. Istintivamente tratteneva il respiro. Non voleva spaventarla. Non voleva che sapesse di essere unita. Temeva che fuggisse, ma ancora di più temeva che restasse. Dall'altra parte della porta l'impiantito scricchiolava leggermente sotto due piedi nudi. Si avvicinò alla porta senza far rumore, con infinite pause, fino ad appoggiarsi contro il battente. Sentì che anche lei vi si appoggiava. Il tremito dei loro due corpi si trasmetteva al battente. Era completamente buio, ognuno ascoltava nell'oscurità l'ansare di un desiderio simile al proprio. Lei non osava supplicarlo di aprire, per osare aprire lui attendeva che lei parlasse. La sensazione di qualcosa di immediato e di irreparabile lo agghiacciava, si augurava che non fosse mai venuta e nello stesso tempo che fosse già andata, entrata. Il battito delle arterie gli impediva di sentire. «Anna!» Lei non rispose. Frettolosamente spinse i chiavi stelli. Le sue mani tremanti brancolavano senza riuscire a sollevare il saliscendi. Quando aprì, dall'altra parte non c'era più nessuno. Il lungo corridoio a volte era buio come l'interno della camera. Sentì fuggire, perdersi in lontananza. Il rumore sordo, leggero, precipitoso. Dei piedi nudi. Attese a lungo, non sentì più niente. Lasciando la porta spalancata, tornò a distendersi tra le lenzuola. A forza di spiare i piccoli fremiti del silenzio, finiva con l'immaginarsi sia un fruscio di stoffa, sia un debole e timido richiamo. Le ore passarono. Odiandosi per la propria codardia, si consolava pensando quanto lei dovesse soffrire. A giorno fatto si alzò e andò a chiudere la porta. Solo, nella stanza vuota, fantasticava. Sarebbe là. Le coperte in disordine creavano larghe macchie d'ombra. Un'ira contro se stesso lo prese. Si abbatté sul letto e vi si rotolò, piangendo. Questo adesso.
questo è il vostro momento, comincia per voi la possibilità di fare domande e considerazioni. Io comincio, mentre voi pensate, vi cominciate a prenotare, comincio a considerare alcune cose. Questo racconto di Margherita Ursenara è spesso per noi un oggetto di lavoro all'interno del laboratorio di scrittura della linea scritta. Ne abbiamo fatto anche delle letture molto dettagliate. Prima Elisabetta Rasin faceva notare che dentro la frase di Radiguet, in quella iniziale, un'analisi che ne faceva parte in realtà veramente di tutto il romanzo, c'è un soggetto costantemente contraddittorio, no? Quindi la clausola della frase che apre o subito dopo in qualche modo chiude, cioè una possibilità che diventa un'impossibilità o viceversa. E in realtà anche tutta Anna Sorora, che Sandra vi ha appena raccontato, che la racconta a me, è costruita in questo modo, cioè le clausole delle frasi sono di modello tacitiano, di modello svedoniano, cioè è evidente che Ursenara, dopo una lunga vita di lavoro, ha ristabilito questo rapporto con il classico e lo mostra nella frase, dove sempre c'è un'apertura, come dire, feroce e subito dopo una chiusura ancora più feroce. Sono proprio figure retoriche stabili di tutto quanto il racconto. In Radiguet, a un certo punto, Francesca Sanvitale, sempre nella, nello stadio finale che citavamo prima, dice che in Fidemonti c'è il desiderio di ricostruire il modello del romanzo del Settecento, no? E che in qualche modo lei avrebbe, Radiguet prima o poi lo avrebbe consumato, lo avrebbe realizzato. In Ursenara invece c'è questo bisogno in qualche modo di farsi spazio nei classici più antichi e quindi in qualche modo consumare quel modello. Vi lancio questa domanda perché in realtà nelle puntate precedenti dovete sapere che sia quando si è parlato di Milan Kundera, sia la scorsa settimana parlando di Erik e di Ramonino, si è parlato appunto di forme e quindi il romanzo come struttura musicale, il Kundera, oppure il romanzo come autoritratto piuttosto che come autofiction, no? Che invece è il modello di Ramonino che ci dava nuovamente Roland Barthes. Salta fuori in queste due settimane continuamente, per fortuna. Dunque, questo rapporto con i classici del Novecento, al partire dai modelli di cui avete parlato, si è consumato, si è esaurito, è ancora, come dire, in elaborazione la forma, gli eredi, se ci sono gli eredi di Ursenara e Radiguet nel vostro, come dire, nel vostro sguardo. Sì. Ma dunque io non credo che, per esempio anche parlando di Radiguet, l'Ursenara è diverso, a parte che io sono d'accordo con Sandra che secondo me è un altro meglio dell'Ursenara è colpo di grazia. E tutto questo, questa aspirazione, io se posso dire la mia, questa aspirazione alla classicità di Ursenara fa parte di quella inibizione, no, di Sandra ci ha parlato, cioè è molto bella, come lo ricordavo, in Anna Soro, questo tema della porta chiusa, questo è bellissimo, cioè, però la dice lunga, non per voler psicanalizzare un autore, ma è un'immagine veramente potente che secondo me gli è venuta fuori dall'inconscio, che come giustamente dicevi, un po' deve venire fuori, no? Mentre invece gli Ursenara trovano. Questo per dire che il rapporto con i classici, per esempio Radiguet, è imbevuto, cioè essendo poi diciottenne quando si inizia a scrivere, è proprio imbevuto, ma dove sta la sua grandezza? Che lui scompagina, no? Mentre invece il rapporto con i classici può essere imitativo e è mortale. Cioè questo è il punto, no? Per cui bisogna, cioè poi non ci può essere, io infatti ci sono molte cose di Ursenara che non amo per niente, no? Perché tu non puoi avere Tacito, Molodo, Vedonio, Colodello, tu puoi avere la classicità nel tuo DNA, dopodiché la scompagini come fa Radiguet, non puoi avere Ursenara il punto di grazia, cioè la scompagini, la lasci vivere, lasci che viva sulla pagina. Ma non può essere l'adeguamento a un modello, perché sennò è mortifera, no? Quindi questo discorso poi ha riportato alla nostra epoca è difficilissimo perché
Fortuna il postmoderno è finito, ma insomma il postmoderno in realtà in sostanza è proprio questo, che ognuno fa un po' quel che gli pare, per cui convive una scrittura classica con... Ecco, diciamo che il modernismo finisce, no? Mentre Radiguet in questa sua scrittura funzionale un po' si avvicina al modernismo, poi il modernismo alla fine del secolo finisce e qui ognuno fa un po' quello che gli pare, fa Svetonio, fa non so chi, fa Joyce, se la fa come capita. Però al di là di questo castello dei destini incrociati della letteratura contemporanea, in realtà non ci può essere mai un modello da imitare, ci può essere una grande cultura. Ecco, allora se posso dire, quello che io non sento nella letteratura del XXI secolo non è il modello, che invece magari c'è che è occasionale, ma è il sentimento che se tu non nasci dalla letteratura, come fai a scrivere, no? E questo è un po' il problema della tradizione oggi. No, beh, sono felice per questa musica delle mie orecchie, quando sento parlare di Elisabetta mi trovo talmente a mio agio e mi sembrerà strano, ma è difficile oggi fare questi discorsi, insomma, forse è una questione di generazione, ma per quanto io segua con interesse e con i miei amici, con molti scrittori parecchio più giovani di me, ma non ci si capisce più, ecco, quando si guarda un po' indietro, e sono quindi d'accordissimo, non importa ispirarsi a un modello piuttosto che a un altro, ma importerebbe aver assorbito tante letture, tante considerazioni, insomma, averle fatte proprie e poi scegliere, no, la propria strada. E io non so se il postmoderno è morto, ma sicuramente oggi, visto che la modernità, abbiamo visto, è stato deciso che è stata chiusa ed è stata chiusa il postmoderno, ancora non c'è una definizione, c'è il postmoderno forse, ma che è esattamente questo, cioè ognuno fa come gli pare, ognuno decide anche di sé se è uno scrittore grande, no? Se si mette l'etichetta, cioè è tutto una grande confusione, cioè non c'è più un canone, non c'è più quella categoria dei critici, non perché non ci siano le persone intelligenti capaci di leggere, ma perché non hanno prestigio, non hanno peso, il peso ce l'ha la TV, no? Se si va dalla Google e si parla del proprio libro e ci si autodefinisce scrittore, no? Uno scrittore nasce se ha una necessità di esserlo, se no è un artigiano, è una popstar, eccetera, eccetera. Non andiamo su questo discorso. Quello che è un po' sconvolgente è proprio il fatto che non si trova a leggere libri, anche ben confezionati, per carità, anche ben scritti, ormai le scuole di scrittura stanno ottenendo questo risultato, per cui non è che si trova delle opere di Cialtroni, no? Si trova delle opere ben scritte, che funzionano, in cui si sa controllare la storia e tutto, ma si sente che quell'autore non sa che quella storia che lui sta raccontando è stata già scritta tantissime volte, e allora l'interesse per uno che invece le ha fatte quelle letture cade proprio immediatamente, cioè non si vede perché devi leggere un'altra cosa che non ha la consapevolezza di tutto quello che è stato scritto, perché è chiaro che tutto è stato detto, è stato scritto, e dipende da come lo dici, ma il come lo dici dipende dalla tua consapevolezza che quelle cose sono state già dette. Se tu non ce l'hai e pensi che sei il primo a farlo, sei semplicemente ridicolo agli occhi di chi invece per e viviamo in questa situazione, non so come si possa andare avanti, ma insomma, forse non abbiamo risposto alla tua domanda. Io per approfitto del fatto che mi trovo, ma è diverso, era un po' diverso, ecco, comunque sì,
E c'è una frase che spiega, Yusra, che spiega il titolo del libro, no? Che è come l'acqua che scorre, e che anche qui le sfugge qualcosa, secondo me, per fortuna, perché lei dice: tutto fluisce come l'acqua che scorre, ma i fatti che hanno contato, invece di andare a fondo, salgono in superficie e raggiungono con noi il mare. Cioè, e trovo che è una visione molto bella e giusta, che possiamo forse allargare alla letteratura, no? La vera letteratura è, per ogni scrittore, proprio il far venire in superficie, tra coscienza e coscienza, tra ragione e sentimento, quei fatti che contano nella propria vita, ma che poi sono quelli in cui poi le vite di tutti si possono, si ritrovano, no? Ed è bella questa idea di cui tutto fluisce, il racconto fluisce in questo grande mare che era la letteratura. Ecco, io non saprei più usare il presente, purtroppo. Io volevo solo aggiungere che tu dicevi che avevi discusso sulle forme, no? Ecco, forse, tante cose, no? Ecco, forse quello, adesso per chiudere anche quello che diceva Sandra, cioè che proprio viene a mancare, è l'idea del fatto che il romanzo è una forma, no? Cioè, questo è un po' il punto, nel senso che c'è stata questa grande onda di ritorno alle storie, che va benissimo, però ci vuole la consapevolezza che comunque scrivere è un atto formale, no? Poi puoi farlo come vuoi, non è che devi seguire quella forma, però devi sapere, ecco, quella cosa diceva anche Sandra, devi avere una consapevolezza, devi sapere che ti stai mettendo in un universo di forme. E questo è un po', diciamo, non è una questione di modelli, è proprio una questione inerente a qualsiasi pratica espressiva, no? Che tu devi affrontare un universo di forme. E questo è un po', diciamo, quello che probabilmente, perché siamo in un passaggio d'epoca, io non sono né pessimista né sono una laudatrice del tempo passato, no? Però sì, sicuramente penso che siamo alla fine dell'era contemporanea, diciamo dell'era digitale, c'è un grande rimescolamento, quindi è difficile individuare questa coscienza. A voi, Jean-Paul Sartre. Se posso cominciare, buonasera, grazie molto Antonella di avermi invitato per essere presente in questo confronto di due grandi autori francesi, che questa strana coppia di due autori che hanno avuto due destini molto diversi, come è stato detto dalla dottoressa Rassi, e che però non si sono mai incrociati, anche se sono nati lo stesso anno, nel 1903, tutti e due. Volevo dire complimenti per le presentazioni molto intelligenti e anche per le letture commoventi. È una piccola domanda a proposito di Anna Sorok. Ho letto Antiche da giovane, e anche da giovane ho sempre avuto una grande ammirazione per Marguerite Yourcenar. E ho letto Anna Sorok tanti anni fa, e non so se che versione di Anna Sorok ho letto all'epoca. E ora mi domandavo una domanda molto pratica, perché ha detto che lei aveva riscritto tutta l'opera. Che versione è disponibile oggi nell'edizione contemporanea? O è possibile paragonare tutti e due? No? Non mi risulta, io non sono una studiosa di Yourcenar, quindi forse potrei dire una sciocchezza, ma non l'ho trovata mai una prima versione di Anna Sorok. Io credo che lei abbia scritto, nel senso che aveva preso appunti e buttato giù la storia, ma non l'aveva mai pubblicata Anna Sorok. L'unico racconto è quello. E poi una come la Yourcenar non credo che avrebbe concesso ai posteri un testo non deciso in ogni virgola, quindi forse se anche c'è stato lei l'avrà. Ora però mi viene in mente mentre parlo che ancora è sotto sigillo
del Cante della Jusenar sono sotto sigillo ad Harvard. Il poco, per esempio, quel bigliettino che citavo io di San Valentino è sfuggito perché è stato trovato dentro un libro della sua libreria, ma lettere e inediti sono ancora sotto sigillo, non mi ricordo fino a, insomma, mi pare che la metà del 2000 più o meno si dovrebbe sbloccare, quindi può darsi che lì si troverà questa, e sarebbe molto molto interessante fare il confronto. Stavo controllando se c'era qualche parte che io ricordavo che era uscito di vista, però non credo ci sia, comunque l'edizione è sicuramente quella ultima. Una domanda a Sandra Pugnani. Naturalmente Antonella mi autorizza sempre, venendo qui a portare avanti lo stendardo di Proust. Diversamente non vengo, perché ho circa 80 anni e quindi non posso andare a tutte le presentazioni. Però esco dal mio letto di valetudinario e vengo qui per portare avanti lo stendardo di Proust. La presenza di Sandra Pugnani è ghiotta, molto ghiotta, perché nel 1964, quando Jusenar era ormai all'apoggio della sua notorietà, che ha 61 anni, concesse un'intervista a una importante rivista francese, Libre de France, e questa intervista fu tutta articolata sul famoso questionario Proust, il famoso questionario Proust. E fu un'intervista lunghissima che fu pubblicata dalla rivista. Alla domanda incalzante di quali erano gli autori di riferimento, la Jusenar parlò di Omero, di Shakespeare, di Racine, di Gide, di Sartre, e non pronunciò mai il nome Proust. Nell'opera letteraria della Jusenar, nella corrispondenza, è presente un Proustismo ormai acclarato dagli storici, tanto vero che si parla di un modello concreto riferito ad Archimede del Nord, per esempio, anche un po' fuori, è un dato accertato dalla scienza letteraria che il proustismo in Jusenar è potente. Dopo quell'intervista in cui parlò di tanti autori e non parlò mai di Proust, molti si sono chiesti perché in un'intervista articolata su questionario Proust non ha parlato di Proust. Allora le risposte sono state più o meno queste. Jusenar apprezzava moltissimo l'opera di Proust, ritenendola al vertice della letteratura mondiale, però non aveva simpatia per l'uomo Proust per due ragioni. Una era la dissimulazione dell'orientamento sessuale, l'altra era un presunto mancato impegno politico. Sul secondo punto, l'errore in cui è caduto da Jusenar è palese e oggi è riconosciuto dalla critica. Pensate che Proust ha fatto la battaglia all'epoca dell'Afrodifus. Proust nel 16 ha scritto sulle cime degli armeni. Proust, alla fine dell'opera, nel tempo di Troato, immette potentemente il tema della guerra, della prima guerra mondiale. Proust leggeva 10 giornali al giorno durante la guerra per capire che cosa succedeva. E quindi il fatto che Proust fosse non permeato dall'idea della politica è un errore madornale. L'errore della Jusenar si riferì a un giudizio di Sartre, il quale dichiarò Proust borghese, andando la politica non gli interessa. Ovviamente Sartre era molto adiacente, naturalmente diceva questo. Un altro punto di questa sorta di dissimulazione dell'orientamento sessuale, e lei diceva no, perché Albertin non ha detto che era Rosinelli, perché non ha scritto che i facci di fiore erano giovanotti e così via. La domanda che farà la Bettignana è questa: ma Alexis Pullman, che quindi non combatte, per esempio, ma chi è questo Alexis? A mio avviso, se non è Jusenar, in tantissimi personaggi dell'opera della Jusenar, questo camouflage, possiamo dire, passate l'espressione, questo è molto molto presente. Perché lei condannava Proust, che non era dichiarato, non aveva fatto il suo coming out, quando lei nella sua letteratura esplicitamente non l'ha fatto? Insomma, non lo so dire.
perché c'è questo aspetto della Yourcenar che nega, no? che nega una parte di sé, è così evidente, che fa anche tenerezza. C'è una lotta, lei odiava, tra l'altro odiava la psicanalisi, non si sarebbe mai fatta psicanalizzare. Pure l'altra Margherita diceva che odiava la psicanalisi, però invece sì, autopsicanalizzava, studiava Freud, Jung molto bene e poi si è scoperto che si è fatta anche psicanalizzare in un periodo difficile della sua vita, però Proust è un altro, no. E allora che dire, Proust? Io non sono sicurissima, non so se è stato accertato che amava molto, che conosceva la grandezza di Proust, sapeva, io non ho approfondito. Se lei mi accetta, mi fido ciecamente. Credo, se posso così, per buttarla lì, una spiegazione che un autore come Proust doveva metterla in grande conflitto, sia con se stessa che con, nel rapporto con la letteratura. Quindi forse si scatenavano quelle tipiche emozioni di attrazione e repulsione, che possiamo dire. E capisco che lei sia particolarmente interessata al tema, perché se no, la rivista è questa, con lei di Proustiani, quindi è chiaro che il perno è Proust, ma io non scaverei più di tanto se in questo rapporto tra il personale e Proust, perché li vedo comunque distantissimi, ecco, ma come lettrice, non come studiosa, come semplice lettrice. Qualcun altro? Pare che abbiamo concluso. Sicuri? No, certo. La cosa è che se non ho bisogno del microfono. No, va bene, certo. La cosa più interessante degli incontri organizzati da Antonella Scilento, a parte la competenza e anche il calore delle relatrici di questa sera, sta appunto nella serie di cortocircuiti che provocano. Dalle coppie sembra di passare spesso a un trio, a un quartetto, spesso addirittura a dei tableau vivanti, a delle partouze letterarie di sentimenti, di amori e di stili. Anche questa sera questo piccolo miracolo si è verificato e per quanto riguarda le mie competenze, ringrazio la Legnani perché sulla Yourcenar, noi, io mi interesso di cinema, ci interessiamo di cinema, abbiamo un rapporto piuttosto complicato e non del tutto risolto. Mentre per quanto riguarda la Radighieri, è estremamente avvincente uno di quei giri, di quei percorsi complessi che dalla letteratura al cinema si sono verificati ed hanno attraversato non solo le epoche, ma anche i sentimenti e le interpretazioni delle forme di questo passaggio poliserico tra la pagina scritta e il cinema e l'inquadratura, il racconto narrativo audiovisivo. Perché, se ci pensate bene, voi lo sapete meglio di me, lo ricordo semplicemente, il film di Otanara, Il Diablo Co, è un film che ruppe una certa consuetudine stilistica del cinema e provocò un certo shock sia per il tema scabroso ma anche per la trasgressione che dimostrava nei confronti del senso patriottico della comunità francese e quindi della società francese, provocando nel senso delle inclinazioni di Otanara di allora, che erano quelle pacifiste di
una sinistra tradizionale e che indicava la strada di un forte spirito anticlericale e aperto al disordine amoroso, una apologia che fu definita del libertinaggio, ma forse appunto era la posizione di Alighieri ancora più complessa, ed era legata appunto, come è stato detto bene, anche all'identificazione, questa identificazione tra il personaggio scrittore, che non era più a quel tempo ovviamente creato dal marketing, dal personaggio scrittore con i personaggi vivi e vividi, poetici, attuali, così poco letterari in senso tradizionale della sua storia. Ottavla, non a caso, poi nel prosieguo della sua carriera, diventando poi appunto l'esponente principale di quello che poi è stato attaccato e demolito dalla Nouvelle Vague, il cosiddetto cinema del papà, perché dai giovani turchi, dai cinefili aggressivi e polemici della Nouvelle Vague veniva al contrario identificato come esponente di una cinematografia tradizionalista troppo subalterna alla letteratura e anche portatrice di un forte spirito anti-americano, tant'è vero che Otalla è diventato poi negli ultimi anni della sua vita, come sapete bene, addirittura deputato del Front National, uno dei primi adepti di Le Pen, ed è molto celebrato come autore, cineasta anti-americano, anche hollywoodiano, nonostante poi, come sappiamo, Otalla ha fatto un'esperienza di sceneggiatura a Hollywood. Quando Marco Bellocchio riprende nell'86, che è stato appunto anche citato, Elisabetta, sì, riprende e fa il suo Diavolo in corpo con la Manuska Detmers e con il suo tentativo di rileggere una storia fortemente sessuale nell'ottica di quella sua storia psicologica dell'Italia contemporanea, che è un po' il cinema di Bellocchio, lo fa in quegli anni riallacciandosi alla politica da una posizione totalmente opposta. Il film doveva essere anche una storia delle Brigate Rosse, dell'opposizione extraparlamentare, è vero che la protagonista, come ricordate, è una giovane borghese che è fidanzata, promessa sposa addirittura con un brigatista che è alla gabbia nel corso del processo, un pentito, ed è poi invece attratta da questo giovane liceale, da questo giovane invece che appartiene a un mondo borghese completamente diverso, che è stato attraversato ma non contaminato dallo spirito rivoluzionario di quegli anni. In questo modo Bellocchio rivendica di nuovo quella politicità che Otalla aveva fatto in un certo modo cercando di aderire allo spirito oltranzista e direi giovanilmente rivoluzionario di Radighi, e tenta anche in questo modo di distaccarsi invece dalla lezione della Nouvelle Vague, di cui non è stato, diciamo, un adepto. E quello che la Nouvelle Vague trovava invece nella scrittura, che era vicino alle sceneggiature americane, e cioè massimo di verismo, ma anche massimo di scrittura, come hanno fatto i grandi Truffaut, soprattutto Godard, rispetto ai racconti da cui hanno preso ispirazione. Ed ecco che le cose così ben evocate, così ben rilette questa sera, tornano ad essere rapporti multipli e fortunatamente anche spesso non riconciliati. Grazie. Beh, quindi direi che su questa, come dire, moltiplicazione delle coppie anche cinematografica dobbiamo lasciarci, anche perché l'unico momento, il posto è bellissimo, ma questo veramente ci rende. Dunque, vi devo rilanciare naturalmente il prossimo appuntamento, che è tra due settimane. Ci vedremo in Domus Sars il 12 maggio con Erasmo Affinari e con Anna Maria Carpi a parlare di un tema, questo
importantissimo oggi in Italia, cioè scuola ed educazione, raccontato di Don Milani e di Hoan, per grandissimo scrittore tedesco in Italia, assolutamente poco conosciuto. E quindi vi aspettiamo fra due